Il professor Amodeo con una grande e genuina umiltà, io l'ho percepita proprio parlando con lui, ritiene di aver potuto sperimentare questo salto di qualità grazie alla misericordia e all'amore di Dio, che gli ha fatto il dono di accedere a queste cose così grandi proprio nel momento della sofferenza, quando assisteva la mamma malata del morbo di Alzheimer. Le ipotesi e le tesi di Amodeo sono teorizzate in un indirizzo di studio che viene denominato filosofia della perfezione o perfezionismo, nel quale sono proprio le verità fondamentali della scienza a fare da pilastro alla lettura del Vangelo e a darci la certezza che la vita poi continua oltre i propri limiti che noi viviamo, e la morte non è altro che un giro di boa, così lui lo chiama, che ci indirizza alla sorgente della vera vita. Questi studi trovano sviluppo quotidiano nella nuova scuola italica di filosofia della fisica che lui stesso ha fondato, che non è altro che una cucina di idee e che ovviamente è in grado di produrre testi e pubblicazioni in cui si può accedere tramite la segreteria dell'associazione stessa. Il testo dell'intervento di oggi è stato distribuito in fotocopia a tutti i presenti, ma credo che il professor Amodeo sia in grado di ritagliare un brevissimo spazio nel suo intervento, benché il tempo sia piuttosto sacrificato, per spiegarci come questa iniziativa di ricerca possa essere contattata e anche sostenuta, perché sicuramente qualcuno può essere interessato anche a questo. Allora lasciamo subito la parola a lui, che ci parlerà del tema che avete trovato nel programma di sala che è stato distribuito. Cerco di parlare piano perché normalmente io sono un diretto. Per fortuna ho sonno, di conseguenza mi sarà più facile. Quando una persona si mette a pensare a come stanno le cose, ci sono varie forme per rispondere. Una l'avete sentita, si poggia sul tentativo di captare qualche cosa che esiste, e la domanda è se c'è qualche cosa che esiste. Io mi attacco alla domanda che ha fatto un signore in quella zona dicendo ad alcuni succede, ad altri no. Beh, io sarei contento se alla fine di questa chiacchierata io riuscissi a fare a tutti voi un dono immenso di farvi capire perché sia possibile a tutti voi e come lo sia in un modo addirittura rivoluzionario. Dovete considerare una parola, immedesimazione. Noi crediamo di essere i proprietari della vita, io sono io. Invece la fisica chiama il mio io un osservatore della fisica e ha ragione. Il mio io è un punto talmente essenziale che per poter esistere ha bisogno di relazioni, ha bisogno di parole, di concetti, e il nostro essere è un osservatore. E allora come stanno le cose? C'è qualcosa da osservare. Quello che c'è da osservare veramente è un progetto talmente perfetto, sia nel senso di perfezione come nel miglior modo possibile, che anche di perfetto, cioè già tutto compiuto, perché noi siamo all'interno di un Dio che è un ente assoluto. Assoluto significa proprio sciolto da qualsiasi forma, perché le comprende tutte. Noi non potremmo inventare o dire o parlare qualsiasi cosa che non sia già presente in Dio. Noi non stiamo facendo altro che seguire un bel progetto assolutamente infinito di Dio
Dio è come un compositore di musica, vuole ideare un intrattenimento per ciascuno di noi, scrive le note. Da sole le note non sono una rappresentazione, ha bisogno di un interprete che canti. L'interprete canta note già scritte tutte, eppure è libero. Io canto in quattro cori e non mi sono mai sentito uno schiavo, perché non sono libero di variare quello che ha scritto il compositore della musica, ma sono veramente libero quando riesco a entrare nell'ottica e nell'intento di chi l'ha scritta e la interpreto nel modo giusto. Un interprete non è neanche colpevole delle cose che si vedono in atto, è semplicemente immedesimato nella parte, e a noi tocca per adesso di essere immedesimati nella nostra, la stiamo osservando, però proprio poggiandoci sulla fisica e sulle verità della fisica si arriva a capire qual è il percorso intero di tutta l'osservazione che faremo. Ragionare significa poggiarsi su idee. Ci sono idee opinabili, per me questo è brutto, questo è bello, ma ci sono verità che sono state sperimentate nella natura. Si chiamano principi universali, oggetto di ricerca, e il primo, ma l'unico che basta per capire qual è il percorso dell'intera dinamica della vita, è il principio fondamentale della dinamica. Se è fondamentale vuol dire che vale sempre, in tutti i casi. Cosa dice? Che ogni azione dinamica è possibile soltanto se è una coppia di due enti uguali e contrari, uno chiamato azione, l'altro un'azione uguale e contraria all'azione. Quindi nulla si muove nello spazio, nel tempo, se non è una coppia e una delle due parti è osservata mediante l'altra. Io volevo avere qui un palloncino da gonfiare e mollarlo. Sapete tutti che cosa succede, e quindi anche se non ce l'ho, capite subito che il palloncino parte come un razzo in un verso, perché si spinge sul getto di aria fatto nel verso opposto. Chi anima di movimento questo fenomeno è il getto d'aria. In che verso sta andando? Nel verso opposto a quello in cui sta andando il corpo del palloncino. Allora, già una volta questo problema ha fatto impazzire migliaia di anni fa quelli che sostenevano la teoria con la Terra al centro dell'universo. Poi è arrivato Galileo e ha detto: non è vero, il Sole non gira intorno alla Terra, il Sole è il centro della rotazione della Terra che gira. Quindi un centro è immobile rispetto alla Terra, come fa a girare? E perché noi vediamo questa strana cosa del Sole che all'alba è vicino, percorre tutta la sua volta celeste, invecchia il giorno a mano che il Sole arriva al tramonto e poi muore? Alla base di questo fenomeno c'è un soggetto che lo osserva, che sta andando dal luogo in cui il Sole tramonta verso il luogo in cui sembra che sorga. Davano del matto a Galileo, danno del matto a me, che dico che alla base di tutto l'apparente movimento che noi vediamo c'è il nostro io. Dovrebbero dare del matto anche a Gesù, perché quando Nicodemo una sera andò a trovarlo e gli chiese: ma come si entra nel regno dei cieli? Gli rispose: bisogna rinascere.
Ma come, un vecchio può diventare bambino? In verità ti dico, la vita ha due origini, nasce dall'acqua e dallo spirito. Il principio di azione e reazione in quel tempo lì nessuno lo conosceva, ma questo spirito a cui parlava Gesù proprio era l'io nel suo movimento essenziale rivolto verso Dio. Grazie a questo si vede poi la parte corporea della vita espressa come acqua. Ma Gesù, nella sua terminologia, non era avventato. L'acqua, e lo si è capito solo 2000 anni dopo, è l'elemento caratteristico per rappresentare l'unità del peso, il chilo. Il chilo è un decimetro cubo di acqua. E Gesù ti parla di acqua proprio a esprimere la materialità che noi vediamo. Ci sono voluti 2000 anni perché la scienza arrivasse a capire che tutto sta come una coppia. Materia e antimateria. Ma l'antimateria non si sa che cos'è, da dov'è. Per fortuna sta lontano nell'universo, perché se venisse qui dissolve tutto. Ma non è per niente così. Gli atomi, che sono le particelle che compongono, sono gli elementi che compongono tutto, sono fatti di materia e antimateria. Ci sono particelle e antiparticelle, neutroni, antineutroni, protoni, antiprotoni, quark, antiquark. Non c'è parte materiale che non sia controbilanciata da una parte antimateriale. Qual è la differenza? Il verso, uno avanza e l'altro indietreggia. Noi nella natura stiamo vedendo solo la metà che avanza e crediamo che il tempo sia una costante universale che avanza sempre. Ma perché? Perché non siamo in grado di percepire l'antimateria, cioè quella parte che indietreggia. Come vedete, tutti i ragionamenti si chiudono a far capire che la vita è un fenomeno bilaterale, non unilaterale. Voi non avete mai sentito dire che il tempo dipende da noi. Eppure l'ha già detto Kant, che tempo e spazio sono categorie della percezione umana, non enti in sé. La fisica oggi non lo riconosce ancora. Dice che sono cose che esistono per conto loro, costanti universali, invece sono cose che sono proprio forme legate al nostro modo di percepire. C'è molto da fare per orientare ancora la fisica su questi argomenti, perché la fisica oggi è a livello della matematica intorno al 1100, sapeva calcolare solo il positivo. Il negativo, come entrava in relazione con il positivo, era un qualcosa di strano. Sono dovuti arrivare gli arabi con l'algebra a far intervenire il campo negativo in una maniera coordinata. Bene, la fisica sperimentale oggi, che vede solo le cose che osserva solo le cose che risultano, cioè solo il lato materiale, è unilaterale. Allora, capito che la vita è a doppio senso, vediamo cosa ci succede. Ci succede di vedere l'altra parte quando abbiamo smesso di vedere questa, perché se sono alternative, in alternanza, non si possono vedere tutte e due assieme. Se testa e croce di una moneta sono le due facce, io getto la moneta una volta, o esce testa o croce, non posso vederle tutte e due. Se sto assistendo a un movimento della vita dall'antichità verso il futuro, posso cominciare a vedere il senso opposto che esiste, grazie al quale io vedo questo, solo quando smetto di vedere questo. Questo attimo è il momento in cui un altro dice che siamo morti. E fanno errori macroscopici a pensare che l'uomo e l'anima possa morire, ma proprio poggiandoci sull'esperienza terra-terra. Noi siamo come fiumi alimentati dalla stessa sorgente. Abbiamo la prova, lo stiamo vedendo. Bene,
fiume avanza e troviamo un fiume risentito, senza più acqua. E più avanziamo noi, più quello perde addirittura la memoria del fiume. Si insabbia, non esiste, come il corpo che va allo sfacelo. Ma chi può dire che l'acqua dell'altro fiume, che stiamo provando, continua a ricevere alimento, si è finita? Lo vediamo che siamo alimentati? Allora, se io sono ancora alimentato, significa che è alimentato ancora l'altro, perché era in collegamento di derivazione. Cosa faccio io come scienziato? Dico, c'è una diga. Una diga ha bloccato il corso del fiume. E cosa succede all'acqua? Si accumula. Mentre invece la mia continua a disperdersi. Le nostre povere vite continuano a disperdersi sempre più in lunghezza, mentre invece chi arresta la sua corsa si gonfia, si gonfia, si gonfia, fino al punto di essere tutta l'acqua che c'è. Voglio essere chiaro. L'uomo, arrivato alla morte, trova nella morte come uno specchio che lo rimanda all'origine. Che cos'è l'uomo nelle sue facoltà fisiche, però mentali? Fisiche ma mentali, sì. La vita in azione ha una traccia fisica? Certo, l'elettroencefalogramma ti denota quando la mente è viva e quando è morta. In che modo? Beh, se l'onda non è piatta, significa che c'è attività cerebrale nel cervello, nella scatola cranica. Quindi la vita è attività cerebrale. Quindi attività elettrica. Bene, allora guardiamo la corrente elettrica che conosciamo noi, come funziona. C'è un motore, c'è una dinamo che la produce. Se il filo fosse tagliato tra la dinamo e noi, la luce si spegne. Ma questa dinamo per la nostra vita dov'è? Nel profondo dei tempi. E chi la collega a noi? Tutta la catena dei nostri antenati fino a ciascuno di noi. Allora si può essere sicuri che tutti quelli che ci hanno preceduto sono ancora vivi e vegeti, perché altrimenti noi non riceveremo più onda per la mancata esistenza del filo. Quindi c'è Dio in atto, momento per momento, e non è quell'ente che ci ha dato un calcione e poi fate voi. No, no, se attimo dopo attimo non facesse un mondo nuovo ogni attimo, tutto si fermerebbe. Un mondo nuovo ogni attimo. Non è lo stesso mondo che si muove. L'essere è come un film, tanti fotogrammi uno dopo l'altro. Noi siamo una sequenza di io. C'è il mio io bambino, quello che aveva un attimo di più, poi mi ritrovo io e poi ci saranno ancora gli altri. Il divenire del bambino a quello che sono io non esiste. Quel bambino lì è ancora lì che mi sta dando corrente perché io avanzi ancora. Non so se io riesco a farmi capire. Mi sto avvalendo di quello che risulta alla scienza per arrivare a far capire che la vita è veramente eterna, perché l'energia elettrica non si disperde. L'energia è una cosa che non può sparire, lo dice la scienza. Si poggia sul fondamento che l'energia è eterna. La nostra si diffonde su un filo, di conseguenza quando muore è mai possibile arrivare a immaginare che questa energia muoia? Ma uno scienziato che abbia solo un po' di coerenza con quello che dice è un folle se arriva a credere che Dio muoia. Ma visto che non c'è, allora dove è finito? Ha incontrato uno specchio come un raggio di luce ed è buttato dall'altra parte. Sta andando veramente verso il passato. Voi non ci credete? Immaginate un raggio di luce che parta da me adesso e vada verso il sole. Tra 8 minuti
nel luogo dove è sole adesso, perché ci mette 8 minuti la luce alla sua velocità per andare da qui fino al sole. È in un punto, quello del sole, che rispetto al mio adesso sembra il passato, perché la luce del sole che io sto vedendo adesso è quella di 8 minuti fa. Ci mette 8 minuti per arrivare fino qui. Di conseguenza, chi sta andando in senso inverso arriva a un luogo che noi leggeremo veramente come il passato, relativo al nostro punto di vista. Non mi voglio addentrare un momentino su questa roba, ma mi interessa di più cercare di fare capire che cosa ci succede. Arrivati alla morte, un bel testacoda, come avendo incontrato uno specchio, e andiamo verso il passato. Il passato c'è ancora, è lì, non è finito. Ripeto, se non ci fosse più il passato, io non mi muoverei più, perché il mio motore sta al profondo dei tempi, e quindi se io mi muovo, il passato mio sta ancora muovendosi. Ritornare in tutte le posizioni significa ritornare come bambino, diceva Gesù, significa convertirsi realmente, lo chiede la Chiesa. Convertiti come un fatto volontario, ma ci si deve stupire se poi in effetti tutto sia concretamente anima e corpo convertito d'autorità da Dio come un fatto singolo, visto che tutto appare a noi singoli. Perché il mondo, che è uguale per tutti, non è vero, ognuno vede il suo. Io vedevo Saronno alle 3 di stanotte quando sono partito, adesso vedo qui, ma ognuno di voi vede un mondo diverso. Se io vado verso il muro, vedo il muro che viene addosso a me, ma uno che sta seduto non lo vede. Noi, quando andiamo a pensare a tutta l'eternità che esiste, facciamo un'astrazione, mettiamo insieme le singole cose che ciascuno di noi vede e crediamo che poi esista una roba per tutti. Non è vero, la percezione del mondo è un fatto singolo, di conseguenza il singolo che torna indietro torna all'origine. E ve lo faccio vedere in una maniera molto semplice. Yo-yo, lo conoscete quel giochino lì? Ecco, allora, immaginiamo un yo-yo tutto avvolto. Il padrone del gioco, Dio, lo tiene per un cavo. E poi gli dice, fiat lux, e viene fuori che si svolge questo raggio di luce. E che succede? Il corpo, l'oggetto, gira. E noi vediamo girare la Terra, gli elettroni, tutti i corpi liberi che ci sono nell'universo girano perché la nostra vita si sta srotolando. Però la mia vita è un filo lungo quello che Dio vuole. Quando si è srotolato tutto, lo stesso movimento della Terra, degli elettroni, riporta su il rocchetto. Uno che ha più filo vede che il rocchetto va ancora giù, e la stessa terra che a me porta su, a loro porta giù. Bene, quando il mio rocchetto ritorna all'inizio, ritorna a una condizione assoluta, talmente iniziale, che è recuperata tutta la potenza di far accadere tutto quello che c'è a valle. Come se uno fosse su un fiume dei tantissimi che derivano dalla stessa sorgente, torna alla sorgente e si accorge che lì a valle ha tutti i fiumi, non solo me, la potenza di essere tutti, come una comunione di tutti i fiumi che esistono, tanto che a questo punto il potere assoluto trovato da chi è diventato Dio si è inviato, l'inviamento, quando torniamo al Padre. Ciascuno di noi acquista l'infinita potenza di Dio di essere chi si vuole. Io posso essere te, ma nel paradiso, non essere, la tua vita è la tua, ma essere immedesimato nella storia della tua vita come io oggi sono immedesimato nella mia. Vi parlavo di immedesimazione. Allora dovete capire.
capire che quei figli o quel coloro che mi sono cari, che non ci sono più, hanno finalmente questo potere di essere immedesimati in voi, di poter vivere realmente attraverso di voi. Sono dentro di voi e sono voi. Se sono immedesimati in voi, voi vi potete alzare al mattino e dire: caro figlio mio, io ti piangevo molto, ma mi rendo conto che tu puoi sperimentare ancora la vita oltre la tua, immedesimandoti nella mia. Dopo, viviamo insieme questa giornata, guarda com'è buono questo cappuccino. Perché uno che è immedesimato in me è dentro di me. Io posso trovare o no i canali perché venga fuori attraverso la scrittura, attraverso qualsiasi cosa, ma se io intanto con la ragione arrivo a capire che veramente c'è dentro di me, arrivo a capire quello che ha detto Gesù quando gli ha chiesto: ma dov'è il regno dei cieli? Più vicino di quanto crediate, dentro di voi, dentro di me, il regno dei cieli? Sì, perché lo spazio, il tempo, tutte le qualità che esistono, sono un puro frutto della mia capacità di immaginarli. Come il colore rosso è un prodotto del mio cervello ed è una qualità, i fisici dicono a una certa lunghezza d'onda che il cervello interpreta come colore. Benissimo, allora lo vedo. Mi stupirei se io un colore non lo vedessi. Se il mio cervello ha la capacità di immaginare l'universo come spazio fuori di me, la cosa strana sarebbe che io non lo vedessi, perché è la stessa cosa, eh? Il tempo, la stessa cosa, noi siamo lenti a percepire il tempo, perché? Perché tutti i raggi che dal sole arrivano fino alla terra ci sono già tutti, noi ci mettiamo 8 minuti per percepirli tutti, quindi abbiamo la lettura ritardata di quello che c'è già tutto assieme. Il tempo è veramente un nostro perdere tempo rispetto a quello che esiste come verità. La verità non ha bisogno di tempo. Se io dico uno uguale uno, non c'è tempo lì, c'è la verità. Però c'è bisogno del tempo se uno lo verifica. Se io ci metto uno a dire: vedi se è vero, mettiti prima nel primo membro, adesso passa nel secondo, inevitabilmente il tutto, vero, diventa relativo e c'è uno che fa una bella avventura passando da un membro all'altro. Questo stiamo facendo nella vita, stiamo interpretando delle parti già scritte tutte dal Signore, perché il divenire non c'è, ci sembra che ci sia. Perché se il mio io domani è un altro io e non sono io, come faccio a fare? Non sono mica Dio che faccio l'io che viene dopo di me. Certo, se io divenissi, faccio così, mi sono trasformato. Ma invece tutto quello che c'è nel tempo, c'è nello spazio. Ripeto, dal sole alla terra ci sono tutti i raggi e noi vediamo il cartone animato del sole che manda le sue belle fiamme, no? Però la lettura di quelle fiamme sono la lettura successiva di tutto quello che è disseminato tra quelli. Noi stiamo partecipando a un'avventura creativa. Dio l'ha messa insieme con un criterio fattivo, come se il fare ci fosse e riguarda noi. Perché ci vuole fare proprio un'esperienza di questo tipo qui, come se noi facessimo, per farci penare e poi gioire, quando alla fine capiremo che non era una simulazione, ma era veramente un presupposto assoluto per farci essere contenti. Il dolore che vi capita e che credete che sia un male, non lo è. Fa dolore, certo. Ma non è un male, è un desiderio assoluto del bene del figlio, che esista il bene, che si superino i guai.
E così facendo ciascuno di noi crea il suo abito mentale di uno che vuole il bene. Alla fine della vita, fatte tutte le esperienze, ciascuno di noi ha il suo Dio personale. E Dio è così umile che accetta che ciascuno di noi si costruisca liberamente il suo modello di bene che vuole. Dio fa crescere, fa splendere il sole sul buono e sul cattivo, perché chiama tutti a interpretare la vita. Però vuole che ciascuno partecipi a questo gioco di testa sua. Di conseguenza, ciascuno di noi, se è un bravo scolaro, migliora. Se è un lavativo, ne esce dalla vita come un somarone. Dopo viene il bello, perché usciti dal nostro io, usciti dalla scuola dell'obbligo, finalmente si applica la vita eterna, cioè la vita che è esistita realmente. Adesso io vedo la vostra, nel passato, nel presente e nel futuro, cioè tutta la vita proprio concreta, reale, che è stata qui e che abbiamo visto. Il possesso, il dominio della vita eterna significa proprio farla entrare in atto quando si vuole, perché è così con le cose che si possiede. Se ascoltate una musica alla radio, potete al più spegnere la radio, ma non potete dire: che bella questa frase musicale, la voglio risentire. Ah, no. Però se quel pezzo che stavano suonando alla radio diventa vostro e avete la cassetta, una, due, 50 volte finché volete. Possedere la vita eterna significa proprio questo: arrivare a poter disporre di tutte le storie della vita che Dio ha fatto per avere attraverso il prossimo quello che manca. E si sintetizza in: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, tutta la tua mente, la tua anima, e il prossimo tuo come te stesso. Il prossimo tuo come te stesso, e lo amerai perché? Perché il prossimo è quello che mi consente di avere quello che io non ho avuto. In questa vita ho un sacco di guai, sono stato l'ultimo, sembra che io sia un miserabile, e il peggiore di tutti, e c'ho un grande desiderio di avere di più, di bussare, bussare, sperando che Dio mi dia tutto. Bisogna fare così. Non bisogna pensare che Dio si tratta con il contagocce. No, non chiedere troppo. Chi fa così e fa come chi ha avuto un talento solo, che per la paura che Dio, che raccoglie dove non ha seminato, lo teme e lo seppellisce. Invece Dio fa tutto lui. Noi non dobbiamo fare altro che aderire al suo disegno, cercando di immedesimarci nei suoi propositi, e così essere liberi anche noi, perché il suo progetto è un progetto di libertà. La libertà massima che avremo, ripeto, è uscire da noi. Ma in base a che cosa lo dico? Come ci sono arrivato? Attraverso il principio fondamentale, azione e reazione, e attraverso il secondo principio, stavolta dell'esperienza, cioè la legge statistica. La legge statistica dice che quando due parti sono talmente interattive tra di loro che non si capisce chi è l'azione e chi è la reazione, perché è bilaterale il fenomeno, e quindi hanno la stessa probabilità di affermarsi, nel totale delle volte le vedremo tutte e due nello stesso modo. Allora, se si crede che la dinamica che viene dagli antenati fino a noi è una coppia di parti uguali e contrarie, e la legge statistica ti dice che quando le facce sono due le vediamo tutte e due, dico: possibile? Certo, è confermata questa legge. Noi, attività cerebrale, abbiamo un'onda. In ogni onda, alto e basso, alto e basso, alto e basso. Quando il fenomeno è intero, c'è l'alternanza più assoluta. Tutta la sequenza della vita è una sequenza di alto e basso, alto e basso, alto e basso. È chiaro che il fenomeno inverso è la sequenza a ritorno. E c'è la conferma, perché quando si vede
la dinamo che produce corrente, succede questo nei fili. Nel primo tratto, quando il nodo si porta sul sud, le particelle corrono in un verso. Appena il sud ritorna sul nord, le particelle retrocedono. Il nord che diventa il sud è il padre che genera il figlio, la causa che genera l'effetto. Noi stiamo vedendo solo e ancora la causa che genera l'effetto. Ci manca il secondo ciclo, quello del ritorno alle origini, che fa sì che padre, figlio e Spirito Santo siano un tutt'uno, perché posta una linea di generazione, lo Spirito Santo è quel qualcosa che istantaneamente tiene in piedi il contrario. Il tutto è il contrario di tutto. Questo è Dio, è assoluto. Quindi, realmente, in questo contesto siamo noi. Ampio spazio alla fantasia. Tanto le cose le fa Dio. Questi miracoli che ci sembrano impossibili, è come se certe volte la vita sia quasi magica. E caspita, non lo facciamo noi. La scienza, che oggi è così presuntuosa da credere che fa i miracoli, ibernazione del feto, clonazione e tante altre cose come attaccare le mani e attaccare i piedi, oggi è temibilissima, perché sembra fare quei miracoli che sono stati preannunciati. Verrà un tempo in cui vedrete fare miracoli. Stranamente, quello che proprio la stessa scienza porta a concludere è che, mi dispiace, il fare non c'è, c'è l'essere. Il fare è una lettura dell'essere come uno che fa un attacco. L'attacco la conoscete, no? Prendete un corpo, lo mettete lungo e poi cominciate a fare una sezione, a leggerlo sezione dopo sezione. Poiché l'organo non è esteso solo in superficie ma anche in profondità, due gambe prima di diventare un busto solo, come due genitori prima di diventare un figlio, ce n'è di apparente divenire lì in mezzo, perché sembra che questa sezione si muove. Invece sono proprio parti viste dopo, perché il tempo è solo uno spazio osservato sezione dopo sezione. Quindi bisogna capire veramente che Dio ha fatto un progetto in cui la vita è collegata da un principio di causa e effetto, come legge, quella di Einstein, della relatività generale, no? Su questo argomento qua, se qualcuno avesse qualcosa da dire un momentino, sarei contento, almeno mi rendo conto se sono riuscito a spiegarmi. Avete dubbi? Cioè, io sono partito, uno, non da idee, ma da principi visti, veri dalla scienza. Certo che arrivo a dire quello che non si vede, perché quello che ci succede dopo morti non lo vediamo. E la scienza potrebbe dire, non puoi tirarla così se non hai la prova. Infatti la scienza si poggia proprio su cose che siano provate. Ma la prova c'è. Io non vedrei il movimento in questo verso se non c'è quell'altro. Di conseguenza, più provato di così. O non credono che il principio di azione e reazione esista, oppure c'è da concludere che l'altro verso c'è per forza, come c'è l'antimateria, così c'è. E il nostro Dio vede usando l'antimateria. Quando cavalca la materia fino al momento di morire, dopo si mette a cavallo dell'antimateria, che va al contrario, ma è una materia vista a tornare indietro. Ecco. Ecco. Il destino di tutto questo tornare indietro è rientrare attraverso i due genitori, quattro nonni, otto bisnonni, fino all'origine prima, cioè uscire dal relativo e entrare
nel potere assoluto che determina tutto il relativo. L'io, una volta che è entrato in atto, non cessa più di essere in atto, perché tutto il collegamento dal rientro nel grembo materno fino in su è come un filo che ci collega all'origine. Però ci ritorniamo presenti in atto, mentre una volta eravamo solo presenti in potenza di divenire. Con la nascita entriamo in atto e non ne usciamo più. Omologhiamo a noi tutto quello che vediamo. Quindi io sono il bambino, perché io vedo me, domani vedo me, poi torno indietro, comincio a vedere i miei due genitori, che sono io. I quattro nonni sono io. Oh, sono tutti. Io sono un'intera comunione, però sono singolo. Faccio parte di una comunione di santi. Perché i santi? Perché l'esame incrociato, tesi, antitesi, che poi si sintetizza, è il perfetto esame per capire. È il controllo incrociato o la partita doppia che fanno i commercialisti per fare i bilanci perfetti. E noi stiamo facendo proprio questo, per capire l'ambito, il contesto in cui siamo, stiamo facendo un esame di partita doppia che come ultimo risultato ci porta ad essere Dio. Il Padre ci vuole eredi, e se noi diventiamo Dio prendiamo concretamente sulle nostre spalle la sua eredità. Non è un fatto scandaloso, è un fatto proprio in conseguenza dell'amore che ha per noi. Ci vuole potenti, ci vuole vittoriosi su tutti i nemici. In che modo? Nel modo che se tu hai fatto una vita piena di fame, piena di sete o di dolore, che ti ha suscitato il desiderio di uscire, che cos'hai a portata di mano? Se io ho fame, una bella mangiata che fate qualsiasi, tutti quanti voi, io mi immedesimo nel prossimo mio come me stesso e gioisco della bella mangiata che sta facendo quello lì. Cioè Dio e noi, tornando a quell'origine, acquisiamo veramente la capacità di essere in ciascuno di noi, presenti in ciascuno di noi, e dobbiamo veramente credere che quelli che in apparenza non ci sono più sono talmente immedesimati con noi da vivere attraverso noi. Allora potete farlo in maniera consapevole o inconsapevole, potete dire figlio mio sei morto, oppure dire figlio mio siamo qui insieme io e te. Mi rendo conto che l'unico modo che hai tu per andare oltre a quel limite tra la tua nascita e la tua morte è essere ovunque, sono io in questo momento. Io che ti ho dato vita, te la sto dando ancora. Eccoti, la mia esperienza, ma la viviamo insieme. Sei dentro di me, cioè si arriva veramente a credere e a capire che questo è un fatto che deve accadere per forza, perché è così coerente con tutti i presupposti che sarebbe strano se non accadesse. Sarebbe contraddittorio rispetto a tutto il fenomeno. Quindi bisogna sapere che quando noi diciamo Dio ti vede, sei solo ma Dio ti vede, Dio è l'ente assoluto, però è l'insieme di tutta l'essenza della vita degli altri che è dentro di noi. E io vi assicuro, è un po' di tempo questa parte che sono un po' sballato, cioè mi danno un po' del pazzo, perché questi ragionamenti non tutti li capiscono, ma c'ho un fischio nelle orecchie proprio come se sentissi la folla, no? Di tutte le presenze che c'ho dentro e che vorrebbero uscire e che a me non fanno scrivere niente, a me perché io sono troppo pragmatista, io non. Però non ho bisogno di mettermi a scrivere con una penna. Io quando vedo il mio nemico e gli voglio bene e riesco a volergli bene, e perché ci riesco? Perché non lo sento un nemico. Sento che se io gli faccio del bene, quando veramente sarà libero di uscire da quella situazione,
e chi mi vuole più bene. E io lo sento già adesso. Non so se la causa del mio volere bene a lui è il fatto che io lo sento già come chi mi vuole più bene, in assoluto, non è relativo, è relativo, dice, sta larga da me, però in assoluto è chi mi vorrà più bene. Allora, qual è la causa, qual è l'effetto? Io gli voglio più bene perché è lui che me ne vuole più a me? O niente, l'unico vero attore numero uno è Dio, uno per tutti e tutti per uno. Questo è il sistema perfetto che ha fatto Dio. Spero di aver fatto un dono, perché la fisica vissuta così, la vivo così io. Padre Magni, per altri aspetti, segue lo stesso cammino. Io seguo questo, e queste idee al mondo le sto portando avanti solo io, perché tanti altri, che sono pure cattolici, tipo Zichichi, eccetera, sono ancora incapaci di capire che siamo in un progetto e che pensa ancora al tempo che vanno avanti. Noi pensiamo ancora che il paradiso deve venire nel 3000, nel 4000, nel 5000, ma il paradiso è una questione di ciascuno di noi. Morte dietro fronte, quello dietro fronte, eccolo, poi il corpo ce l'abbiamo. E invece, se ci dovesse essere nel 3000, un morto ci vuole un miracolo perché dalle sue polveri venga fuori vivo. Viene fuori vivo, se dalle polveri entra nella cassa da morto, poi ricompare in vita. Cioè, così non c'è più nessuna sovversione delle leggi che Dio ha messo per gestire le cose. E si arriva a capire veramente che cosa voleva dire Gesù in tutto quello che ha detto. Perché si dà un valore concreto, poggiato sulla vita. Quella vita che io non posso dire com'è nell'aldilà. Io la poggio intanto sul possibile paradiso terrestre della vita vissuta in eterno sulla terra. Io sto terra, non voglio fare voli millimetrici per cui ci mettiamo a fare cose nuove. Non posso dirlo, però posso veramente essere sicuro che l'immedesimazione, la possibilità di essere un altro, sarà la cosa che io avrò, il prossimo mio come me stesso. E non per affermazione mia, io ci arrivo attraverso il percorso concreto, fisico. Gesù l'aveva detto con un valore, la Chiesa lo dice con un valore. Evita di entrare nel dettaglio, perché essendo gestita da persone che non sono competenti di scienza, e poiché gli scienziati hanno tutt'altro da pensare che a fare ragionamenti legati alla fede, è una soluzione senza possibilità di uscirne. Il Papa è stato veramente grandioso quando ha detto: scienziati, avete fatto miracoli conoscitivi, ma perché non vi preoccupate di trovare nuovi percorsi che portano a Gesù Cristo? Ecco, io vi stavo dicendo che sono l'unico che oggi con la mia nuova scuola italica sto portando avanti questi temi. La dirigo io, c'è un gruppo di persone che mi viene dietro, ma questo richiede tempo. Io ho vissuto fino all'anno scorso, perché assistevo mia madre, l'ho assistita per 10 anni con morbo di Alzheimer, e io vivevo della sua pensione. L'anno scorso è morta e io oggi devo decidere cosa fare per mangiare. E concretamente, se vi interessa, perché ritenete che questi argomenti sono importanti e vadano seguiti, nel disegno di Dio che riguarda voi c'è il fatto che aiutate questa cosa. Se il disegno di Dio vuole che non succeda, sia fatta la volontà di Dio, perché io sto tranquillamente, umilmente, nei suoi volenti, perché so che è meglio che possa capitare a me per primo. Umanamente, nella mia piccolezza, io ho pensato non di incastrarvi, ma di fare un bel dono di Natale da un al di là. Sono scritto così su quel foglietto, perché è un dono di Natale, proprio di vita. Io sto donando veramente della vita a chi è morto e che la viva attraverso di voi. Il dono è veramente da parte mia, che nella mia vita ho fatto di tutto, anche il pittore.
quello di un ritratto di un vostro figlio, se voi avete un piacere che oltre al risuscitato in questo modo ce l'abbiate poi davanti anche, perché c'è bisogno concreto di consentire a me di destinare tempo per queste cose, per la necessaria divulgazione. Ma e per questo io ho preparato questo foglio qui, e non sono in vendita i libri. Se leggete quello che c'è scritto, ma non per vendervi, è per trovare veramente adesione, cioè chi ritiene che valga la pena che queste cose vanno avanti, per il momento può spendere 100.000 lire e si prende quei tre libri che sono lì e mi solleva dei costi che ho sostenuto io quando li potevo sostenere perché mia madre era viva, potendo far altro. E il resto come una possibilità di seguire quello che io faccio su internet, avendo una password, oppure quelle comunicazioni attraverso la stampa, attraverso la posta, che io faccio su questi temi. Ecco, scusatemi se ho inserito questo secondo aspetto, ma visto che siamo in un mondo concreto e io voglio che si parli con concretezza di questi problemi, il problema che io ho oggi è concreto, ma non lo voglio scaricare su di voi, non ho minimamente questa cosa, ma se lo sapete e forse rientra anche nei vostri interessi, saperlo vi rende liberi, e liberi vuol dire aiutare un po' tutto. Grazie e scusatemi se forse sono stato... siano delle persone che hanno bisogno veramente di approfondirlo, quindi la strada è questa che è stata suggerita.